Bene, grazie della intro, Ale. Ciao a tutti. E mi presento giusto brevemente per chi non mi conoscesse. Mi chiamo Matteo Galacci, lavoro come freelance da un po' di anni, occupandomi principalmente di programmazione back-end, verticalizzandomi negli anni sempre di più su questo aspetto e sull'architettura del software. Cerco sempre di orientarmi verso un tot di argomenti che ritengo per me utili, validi e che poi cerco un po' di portare in giro. Era da un po' che non facevo un talk su queste cose, quindi probabilmente sarò anche arrugginito, ma vediamo come va. E faccio anche parte del Pug Romagna come organizzatore, anche se a onor del vero non fosse per Giuseppe e Alessandro. Sarebbe un po' a scatafascio, vista la mia latitanza. Allora, di che cosa parliamo questa sera? L'avevo messo in intro, parliamo di SQRS, Event Sourcing e GDPR, una triade, le prime due magari insieme le avete sentite, con la GDPR vediamo che cosa viene fuori. Allora, vi racconto il contesto. Dove ovviamente mancheranno alcuni pezzi, però cerco di darvi quello che serve per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi la richiesta era di realizzare un microservizio, con lo scopo di gestire utenti e di conseguenza dati sensibili, dati personali, come appunto, possono essere gli indirizzi mail, telefoni, dati di fatturazione, quindi comunque dati personali. E il business ci chiede di essere assolutamente compliant con la GDPR, in particolare con l'articolo 17 della GDPR, che è il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è quell'articolo che dà modo all'utente di chiedere la cancellazione dei propri dati e in modo tempestivo chi archivia quei dati deve poterli cancellare. Quindi io chiedo cancelli, punto. E oltre a questo, però, il business cosa ci chiede? Dobbiamo essere compliant con la GDPR, quindi quando l'utente chiede la cancellazione, noi lo dobbiamo fare, ma io voglio consistenza dei dati nel tempo. Quindi io voglio sapere che un anno fa un qualcuno ha fatto delle cose nel mio sistema. E questi, diciamo, è l'estratto che ci interessa, però ovviamente i requisiti erano molti altri, però intanto già queste due cose qui ci bastano. Requisiti tecnici tra le varie cose che ci veniva comodo per tanti altri motivi, ho detto ok, questo microservizio ci viene comodo svilupparlo in SQRS e event sourcing. Quindi questo è un po' il contesto. Dati personali, consistenza dei dati nel tempo, architettura a eventi. Ora, facciamo un attimo una carrellata di concetti. Premetto che non è un talk in cui andiamo a sviscerare che cos'è SQRS, che cos'è event sourcing, né tantomeno che cos'è la GDPR. Ho cercato tuttavia di buttare lì un po' di concetti che però ovviamente potrebbero necessitare di approfondimenti fuori da questo talk. Allora, SQRS, Common Query Responsibility Segregation, è un pattern che mira a segregare le responsabilità tra query e, dove per query intendo, ho bisogno di attingere dei dati, e i comandi, quindi ho bisogno di scrivere delle cose. Quindi SQRS ci separano questi due aspetti su un determinato modello, quindi potrei avere ad esempio un modello che uso unicamente per fare le scritture e altri modelli che uso per le letture. Rimane il fatto che con questo approccio noi andiamo sempre solo a persistere lo stato ultimo del modello, ok? E quindi abbiamo diversi oggetti concreti per la lettura e per la scrittura. E come dicevo, però, noi ci concentriamo sempre sullo stato ultimo. In un secondo momento è arrivato l'event sourcing, messo insieme al SQRS. Quindi, che cos'è che ci porta? Manteniamo sempre la capacità di tenere separate le operazioni di lettura e scrittura.
Tuttavia, la parte di scrittura viene gestita sotto forma di eventi. Quindi, ogni volta che io dico nel mio modello qualcosa, dico crea, aggiorna, aggiungi, fai questo, questo e quell'altro, io di fatto vado a creare degli eventi che rappresentano l'operazione che si è verificata e salvo l'evento in quello che si chiama event store. Può essere banalmente una tabella MySQL, una tabella Mongo, piuttosto che esistono event store specifici per questo genere di operazioni. Quindi di fatto l'event store funge da registro cronologico e immutabile, segnatevi questa parola perché ci tornerà utile, di tutti gli eventi. E quindi ogni volta che io vado a eseguire un comando su un modello, il modello genera un evento che viene persistito nell'event store. Quindi abbiamo appunto questo registro. La riapplicazione ordinata dal primo all'ultimo evento mi riporta allo stato ultimo. Quindi, a differenza del modello prima, del classico SQRS, in cui io comunque ho unicamente l'ultimo stato, avendo tutti gli eventi che si sono verificati su un modello, io non ho solo l'ultimo stato, ma potrei anche andare indietro e vedere che cosa è successo prima, quindi vedere anche gli stati precedenti. Qui ringraziamo Microsoft perché sembra strano, ma la documentazione SQRS Event Sourcing di Microsoft su queste cose è bellissima. E quindi abbiamo praticamente questi box azzurri che rappresentano tutta una serie di eventi, no? Quindi cart created, item one added, eccetera, che vanno a finire dentro un event store. Dall'event store, quindi una volta che io ho storato questi eventi nel mio store, succedono due cose. Possono verificarsi delle proiezioni, quindi io uso questi eventi per andare a creare dei modelli di lettura, i read model, no? Quindi siamo sempre in un contesto in cui le operazioni sono separate, quindi l'event store con gli eventi rappresenta ciò che ho scritto, con questi eventi vado a proiettare delle viste che rappresentano i dati che io poi andrò a leggere. Sull'event store invece poi faccio la query per ottenere lo stato ultimo del modello che mi interessa. Altro concetto, l'immutabilità. Abbiamo visto che SQRS ES ci porta ad avere un archivio, no? Quindi uno store, in cui tutti gli eventi sono scritti in ordine cronologico e sono raggruppati per l'aggregato. Quindi l'ID del nostro aggregato, l'ID del nostro modello è la chiave che raggruppa questi eventi. L'event store è mutabile per sua natura. Cosa vuol dire? Che gli eventi non possono più essere modificati, non si possono più cancellare, rimangono fissi lì. Al massimo, se devo fare una correzione su un evento, la buona prassi qual è? Quella di emettere un evento di compensazione. Quindi facciamo che ho un evento in cui ho bonificato ad Alessandro 1.000 euro, mi sono sbagliato, faccio un evento di compensazione meno 500, quindi nel mio conto corrente rimangono comunque 500 e ho compensato il bonifico che ho fatto. E premesso, esistono degli strumenti specifici per event sourcing, quindi database che sono assolutamente e tecnicamente immutabili, diversi da una tabella MySQL dove lo sappiamo che di fatto io posso andare a metterci mano e fare dei replace e cambiare cose. Però di base la teoria è questa, non dovrei più metterci mano. Altro concetto che ho accennato prima, le proiezioni, le viste, no? Quindi io butto tutti gli eventi dentro il mio event store, vengono persistiti, quindi nel caso ad esempio di un database relazionale come può essere MariaDB, una riga, un evento, ogni volta che salvo una riga ho un listener che mi permette di andare a generare un read model aggiornato sulla base dell'evento che si è verificato. Per un singolo aggregato possiamo avere tante view quante sono le nostre esigenze. Cosa vuol dire? Che se io ho un aggregato che rappresenta, ad esempio, il carrello di un e-commerce,
potrei avere una vista che mi rappresenta tutto il dettaglio di quello che ho nel carrello, piuttosto che un'altra vista che mi rappresenta solo l'importo totale del carrello, un'altra vista magari semplificata che rappresenta solo prodotto, prezzo totale, no? Quindi per lo stesso aggregato e quindi per lo stesso set di eventi posso avere tantissime visualizzazioni. Questo grazie al fatto che io per ogni evento posso avere più listener. Quindi per l'evento item added posso avere il listener che mi aggiorna il totale in una vista semplice, il listener che mi aggiorna tutta la pagina di dettaglio del carrello. Ripropongo il disegnino di prima per farvi vedere appunto questa parte che già avevo accennato, che sarebbe la righina azzurra. Adesso non so se si vede la freccina del mouse con la quale cerco di aiutarmi, però come vedete, Published Events Materialized View. Quindi a partire dagli eventi che ho persistito, vado a generare varie viste. Ok, due parole sul diritto all'oblio. Quindi è quell'articolo della GDPR che ci dice, questo preso proprio paro paro dalla normativa, che il titolare dei dati ha il diritto di ottenere da chi li tratta la cancellazione senza ingiustificato ritardo. Quindi devo poter premere un pulsante e tu subito devi garantirmi che i miei dati non ce li hai più. Questa cosa, se non viene rispettata, può portare a problemi economici e legali non da poco. Quindi abbiamo visto un attimo SQRS, abbiamo visto event sourcing, abbiamo visto le viste, abbiamo visto le view, abbiamo visto il concetto di immutabilità, abbiamo visto il diritto all'oblio. Ok, non vorrei essermi perso niente. No, ok, quindi recap. Abbiamo detto SQRS e sourcing, l'event store è immutabile, da qui non ci si scappa. Per essere conforme alla GDPR, un utente può richiedere la cancellazione. Solo così io sono conforme, solo così io garantisco la compliance. Se non ho un sistema automatico per questa cosa, non sono compliant. Un eventuale controllo del garante potrebbe mettermi in dei problemi. Nel mio contesto, nel contesto che vi sto raccontando, la necessità del business è tuttavia avere consistenza dei dati. Ok? Quindi io ripeto, come dicevo prima, devo andare a vedere un anno fa che cosa è successo. Questo sembra un po' un paradosso, vero? Abbiamo detto, l'utente può chiedermi la cancellazione dei dati. Siamo in un modello a eventi dove per loro natura gli eventi non possono essere né cancellati né modificati, ma devo poter vedere che cosa è successo un anno fa. Ok? Vado a eliminare, cioè eliminare i dati di un utente da un sistema SQRS vorrebbe dire o modificare gli eventi, ma non possiamo farlo, o cancellare questi eventi, e ugualmente non possiamo farlo. Abbiamo detto che in alcuni casi mi aiutano gli eventi di compensazione, ma caso utile, se io ho un evento, utente creato, in cui ho nome, cognome, numero di telefono e email. E quello è un evento nel mio event store, punto, è salvato lì, non si può più modificare. Vado ad emettere un evento di compensazione dove dico utente cancellato e metto a stringa vuota tutti i suoi campi. Ok, ho un evento in cui i dati dell'utente sono delle stringhe vuote, ma ho l'evento prima. L'evento prima li contiene tutti i dati. Quindi, di fatto io questi dati li ho. E il fatto che siano in un mio database protetto con le password, eccetera, per il garante della privacy non è sufficiente. Perché dovessero ormai venire a fare un controllo dove possono farlo e possono venire a chiederti fammi vedere il database, lì i dati ci sono e sono in chiaro. Ok, la proposta. Come ho affrontato questa situazione? L'idea di base che poi andiamo a sviluppare con l'andare avanti del talk è quella di persistere fin dall'inizio, quindi siamo in una situazione che poi ne parliamo, che ovviamente non è
la situazione ideale per tutti, perché siamo in un contesto in cui siamo in un progetto vuoto, database vuoto, event store vuoto. Questo mi dà modo di persistere fin dall'inizio gli eventi in cui il payload, poi magari lo vediamo, ma di base immaginatevi un evento come un JSON, banalmente, in cui ho il nome dell'evento e poi il payload, che è un altro JSON che contiene tutti gli attributi. Quindi, persistere questi eventi in cui il payload o solo alcuni attributi del payload è criptato. Criptato con cosa? Con una chiave specifica per quell'aggregato. Quindi abbiamo detto prima che un aggregato può generare tantissimi eventi. Tutti questi eventi, il payload di tutti questi eventi è criptato con una chiave specifica per questo aggregato. Finché ho la chiave, gli eventi possono essere decriptati oppure criptati quando li generano. Genero l'evento, la chiave, li cripto, vado a fare un'interrogazione sull'event store per avere lo stato ultimo, ho la chiave, posso decriptare. Quando cancello la chiave a seguito di una richiesta dell'utente, che cosa succede? Gli eventi rimangono nell'event store, ma il payload, che come abbiamo detto nel punto 1, è stato criptato fin dall'inizio, rimane criptato e senza la chiave non posso fare niente per leggerlo. Quelli sono dati inutilizzabili. Quindi la storia rimane invariata perché io ho tutti gli eventi che si sono verificati e non per forza tutti gli attributi di un evento sono dati personali, eh? Un nome, Matteo, non è un dato personale, una mail, un numero di telefono. Magari sì. Quindi abbiamo la storia che rimane e i dati importanti che sono criptati senza possibilità di poterli recuperare. Ok, quindi questo che vedete è un payload di un evento. Quindi, come vi dicevo, abbiamo una chiave che ci dice di che evento stiamo parlando, quindi in questo caso user registered, e poi degli attributi. Abbiamo l'ID dell'aggregato in questione, in questo caso qualcuno potrà bene immaginare che stiamo parlando di un aggregato user, e dei dati, nome, cognome e email. Un evento trattato con questa proposta che vi sto raccontando potrebbe essere questo. Il nome mi rimane in chiaro perché non è un dato che mi crea problemi per la privacy. Cognome e email sono criptati. Quindi questa roba qui è illeggibile, soprattutto se usiamo dei protocolli robusti, come dopo lo vedremo, AES 256, un protocollo usato dall'esercito americano, roba veramente tosta. Se ho la chiave, questa cosa la decripto, se non la ho, non ci faccio niente. Torniamo allo schemino di prima che oramai avrete immaginato. Questo è il flusso di un'architettura SQRS Event Sourcing. Dov'è che la mia proposta si aggancia? Si aggancia qui. Poco prima di andare a persistere gli eventi sull'Event Store, è lì che le librerie, poi nello specifico vediamo la libreria sulla quale io ho sviluppato questa estensione, interviene. Stiamo parlando di PHP, ho un oggetto, questo oggetto deve essere serializzato prima di poter essere persistito ed è lì che io mi aggancio. In fase di serializzazione eseguo le operazioni di sensibilizzazione dei dati, dei payload o comunque degli attributi che mi interessano di uno specifico evento, che è diverso dal momento in cui io poi vado a proiettare. Adesso la freccia lì è unica, però dovete immaginare che c'è un momento in cui i dati vengono sensibilizzati o comunque al netto della libreria che è Broadway, che poi andiamo a vedere, i dati vengono serializzati e questa è una fase, e c'è un altro momento in cui i dati vengono proiettati. Io mi aggancio nella fase di serializzazione lasciando invariata la proiezione, poi vediamo meglio. Ecco, anzi, lo anticipo già ora. Quindi le viste in un primo momento hanno i dati in chiaro. Quindi gli eventi, che sono quelle parti che devono essere immutabili, sono fin da subito storate in modo criptato con la loro chiave.
Le viste le lasciamo in chiaro, poi mettiamo insieme tutti i pezzi. Anche perché le viste mi servono in chiaro, perché magari c'ho un front-end collegato, no? C'ho un back office di un e-commerce in cui devo vedere gli ordini, no? Quindi ovviamente li devo leggere. Ok, quindi quando un utente si avvale del diritto all'oblio, cosa succede? Innanzitutto viene cancellata la sua chiave crittografica. Via. La chiave crittografica, poi lo vediamo bene, è una chiave proprio in una tabella che contiene queste chiavi. La cancelliamo. Ciao. Dopodiché cancello le viste, i read models, le view, le cancelliamo. Svuotiamole, cancellate. Dopodiché vado a riproiettare nuovamente gli eventi. Nel caso di un utente, quindi, user con ID 5. Cancello tutte le viste dello user con ID 5, vado a riproiettare tutti gli eventi dello user con ID 5, ma che cosa succede questa volta? Avendo cancellato la chiave, i proiettori mi andranno a proiettare questa volta dei read model in cui i valori sensibili non sono più in chiaro. Quindi anche un operatore di un back office, di un e-commerce, di quello che è, nell'esempio che vedevamo prima, nome Matteo, email, cognome, non sono in chiaro. Da questo momento in poi non abbiamo più alcun modo per ritornare ai dati in chiaro, perché la chiave non ce l'abbiamo più. Abbiamo raggiunto la compliance con la GDPR. Ovviamente ho messo una nota, questo è una parentesi lievemente tecnica, quindi io prima avevo un evento con una mail, quindi per aprire parentesi potrei quindi avere un value object, no, nel mio aggregato che rappresenta quella mail, che magari questo value object ha anche delle regole di validazione sulle mail. Dal momento in cui non ho più la mail, ma ho una stringa indecifrabile, quella validazione potrebbe saltare. La libreria di cui vi parlo, ma ci darà anche modo di gestire questi tipi di validazioni, questi casi in cui devo andare a idratare degli aggregati e dei value object che però non sono più conformi alla validazione che si aspettano. Ecco, allora, cosa succede? La colonna nel mezzo rappresenta il nostro event store. I colori rappresentano utenti diversi. Perdon, rappresentano aggregati diversi. Allora, partiamo dal primo. Quindi si è verificato un evento user created ed è il primo evento del mio event store. Ha come ID aggregato 1, playhead 1. Il playhead, che cos'è? È un termine importante, lo chiama così Broadway, ma in generale il concetto è semplice. Il playhead è il contatore degli eventi raggruppati per ID aggregato. Quindi supponiamo che ho due utenti, utente A e utente B, quindi utente con ID 1 e utente con ID 2. L'utente con ID 1 mi genera quattro eventi, l'utente con ID 2 me ne genera altri quattro, ma in modo disordinato, non sequenziale. Il playhead conta gli eventi per ogni singolo utente. Okay, quindi è il contatore per il singolo aggregato. Perché li ho evidenziati in blu? Perché quando playhead 1, quindi quando si verifica il primo aggregato che vado a generare automaticamente o manualmente, queste sono strategie che poi la libreria dà modo di fare, però di base anche automaticamente, è alla creazione del primo evento per un aggregato che io vado a creare. La sua, questo concetto da ricordare, aggregate key. Vedete infatti che tre aggregate key per tre eventi con playhead 1. Ok? Quando creo l'evento user created, billing information added, payment done, io vado, avendo la chiave, Secret One, ho la sua user data view, una generica vista, un generico read model. Quando però, ad esempio, per
L'utente con aggregato 2, come vedete, io l'aggregate key non ce l'ho, è stata cancellata. Allora i dati sono criptati. Ok? Quindi questa è un pochino la logica. Event store, tabella delle chiavi, read model che possono essere in chiaro o no in base alla presenza o l'assenza della chiave. Parto al contrario. Che cos'è che non è la libreria Broadway Sensitive Serializer? Questo progetto non riguarda la sicurezza dei dati, eh? Cioè, abbiamo l'event store con i dati criptati, abbiamo i read model in cui abbiamo detto che magari ancora i dati sono in chiaro, se vi fregano il database perché vi bucano i sistemi, entrano, cioè da lì non ci si scappa. Questo non è un sistema che vi mette in sicurezza i dati. Rimango qui. Questa libreria serve a rendere conforme al diritto all'oblio un sistema CQRS mantenendolo consistente. Quindi la consistenza vuol dire c'è il mio storico degli eventi, posso avere tutte le viste collegate a quegli eventi, un utente mi chiede di essere dimenticato, io posso dimenticarlo in tempi rapidi e sicuri. Tant'è che questa libreria, io adesso l'ho sviluppata in un contesto di GDPR, ma la potreste usare in tutti i casi che volete. Infatti la libreria all'interno non ha accenni alla GDPR, parla semplicemente di sensibilizzazione dei dati, e che in realtà, parlando con esperti di cyber security che mi hanno dato delle dritte su questi approcci, mi dicono in realtà sarebbe un approccio valido un po' per tutti i contesti, no? L'avere a monte dei dati criptati. Perché di fatto, entrando nello specifico, non vado altro che a serializzare, a decorare il serializzatore di Broadway per dargli delle capacità in più. Cioè, gli ho insegnato a criptare e decriptare i payload degli eventi. Ok. Arriviamo un po' all'implementazione. E quindi aggregato e la sua persistenza, come funziona? Quindi un client, quindi un pezzo di codice client, non parliamo di una cosa, un front-end che fa chiamate, quindi un pezzo di codice chiede all'aggregato user di creare e user crea con questi dati. E questa cosa, soprattutto per chi già ha messo mano un po' a Broadway o a librerie simili, io creo un aggregato, ottengo l'istanza dell'oggetto user, ma internamente si è creato anche il relativo evento user created, in questo caso, no? Quindi, volendo vedere qualcosa un pochino più di pratico, questo è tutto PHP che mi auguro che sia chiaro a tutti, ma penso di sì. Che cosa ho? Partiamo dalla riga 9. Questa è la mia classe user, alla quale tramite un named constructor vado a chiedere user crea, okay? Gli passo tutte le informazioni che mi servono per creare l'utente, lui si crea, come vedete creo all'interno l'evento user created e poi ritorno l'istanza. Dopodiché ho il mio repository per salvare l'utente e gli dico user, gli dico al repository degli user di aggiungere l'utente appena creato. Fino qui mi auguro che sia tutto ok. Se ci sono dei dubbi, magari lasciate già delle domande o fate degli appuntini che poi ci torniamo. Ok. Benissimo. Quindi abbiamo detto che quando io vado a salvare, no, questo utente nel database, di fatto io vado a persistere l'evento che ho generato, perché quell'evento lì mi è più che sufficiente per capire che in quel momento è stato creato un utente con determinati dati. E abbiamo detto che Broadway, ma in generale questi sistemi, per poter persistere questo oggetto devono applicare uno step di serializzazione. Quindi quando io chiedo a Broadway, e torno un attimo su, per chi sempre conosce un attimo la libreria, come vedete il mio repository, oltre a implementare il mio repository di dominio
estende una specifica classe di Broadway, quello che succede qui dentro, che cos'è? È che Broadway va a fare serializzazione di questo oggetto, secondo le sue cose, secondo le cose che abbiamo programmato. Adesso, ripeto, non è qui che approfondiamo questo aspetto. In base anche al driver, no? Perché se ho un database, un MongoDB piuttosto che un Dynamo, piuttosto che un Maria, eccetera, ho dei driver diversi. Io qui sto prendendo in considerazione il Dybal e quello che succede quando vado a inserire l'evento nell'Event Store è questa riga qui, la riga 10, dove ci ho messo un commento qua. Cioè, c'è un momento in cui lui crea l'evento, per Broadway l'evento ha questa struttura, ecco, quindi c'è il playhead del quale vi parlavo, c'è uno UID, e poi c'è il payload, dove il payload è la serializzazione del mio evento. Quindi, tornando su, io ho generato uno user created, questo evento rispetta delle interfacce che gli danno la capacità di essere serializzato. Quindi Broadway ne approfitta e mi serializza il mio evento. Benissimo. Questa libreria, Broadway Sensitive Serializer, interviene proprio su questa fase di serializzazione. Decora la serializzazione di Broadway, quella nativa, e gli aggiunge appunto la capacità di criptare e decriptare i payload in base a tre strategie che poi le vediamo. Abbiamo tre modi per decidere come serializzare i payload in base alle esigenze che abbiamo. Quindi, come dicevo, quando viene creato un nuovo aggregato, creo la sua chiave specifica, in automatico lo fa. Dopodiché uso quella chiave per criptare il payload. Questo, visto che siamo tutti un po' nerd, è uno spaccato di tutta l'architettura che io avevo progettato, no? Quindi abbiamo quelli in blu sono le classi proprio di Broadway, quelle in blu. Quindi, come vedete, non faccio altro che ad andare a implementare un decorator pattern per aggiungere, quindi rispetto alle interfacce, eccetera, e vado a creare così il mio decoratore concreto che è il Sensitive Serializer, che poi viene usato dalle strategie che andremo a vedere dopo per serializzare, per criptare i dati. Questo l'abbiamo già visto prima, effettivamente l'avevo messo tante volte, ci fossero ulteriori approfondimenti, ma credo di averlo spiegato a sufficienza. Ripeto, se ci sono domande, poi ne parliamo. Ok, vediamo un attimo, quindi continuiamo a parlare dell'implementazione di questa idea tramite questa libreria. Questo qui è l'evento nativo, come lo salverebbe un payload serializzato, l'evento user registered. Una volta serializzato, l'oggetto risulta così. Manca tutta la parte specifica di Broadway, quindi lo UID, il playhead, eccetera, ma in questo caso non ci interessa. Così iniziamo a vedere un attimo le strategie che questa libreria ci mette a disposizione. Allora, abbiamo una wool strategy, quindi una strategia di sensibilizzazione totale. Non sappiamo neanche che cosa c'è dentro. Lui semplicemente prende tutte le chiavi che trova, ad eccezione ovviamente di un ID e di una data. Dopo vedremo come lui identifica queste due chiavi. Però lui tutte le altre chiavi le prende e le cripta. Così, ignorantemente prende su tutto e nasconde tutto. E questa è la strategia che la wool strategy, questa cripta tutto. Poi abbiamo una partial strategy dove noi in modo selettivo possiamo andare a dire che di un evento specifico, quindi possiamo dire per questo evento cripta solo il cognome e la mail, ma il nome lo lasci in chiaro. Ok? E questa selettività, ripeto, la possiamo avere per ogni tipo di evento. La custom strategy, è
È difficile fare un esempio perché le prime due sono molto automatizzate tramite configurazioni. Dopo lo vediamo bene, ho sviluppato un bundle per Symfony in cui con quattro righine YAML possiamo parametrizzare tutta questa cosa. Se non usiamo il bundle di Symfony, tramite un array possiamo definire tutto. La custom strategy invece ci chiede di andare a implementare delle interfacce e delle classi astratte in modo da scrivere noi nel dettaglio come dobbiamo sensibilizzare i dati. Quindi è un caso estremo, difficilmente a oggi mi è venuto in mente qualcosa che non riesco a coprire con la partial o con la wool. Però se ho bisogno di fare qualcosa che la libreria oggi non ha previsto, mi implemento le mie classi con la custom strategy e ci scrivo dentro tutte le mie logiche per criptare e decriptare i payload. Altro concetto importante, la double key encryption. Abbiamo detto, quando viene creato un aggregato, viene creata anche la sua aggregate key e viene storata in una tabella. Quindi è una tabella che dice per questo aggregato questa è la chiave. E quindi abbiamo detto appunto che ogni aggregato ha la sua chiave, in modo che io invalido quella chiave e invalido solamente i dati per quell'aggregato, non per tutti. Tuttavia, per migliorare la sicurezza, ho introdotto, oltre all'aggregate key, una aggregate master key. Ossia, abbiamo detto, io creo un aggregato e al playhead 1 genero la sua aggregate key. Benissimo. Tutte le aggregate key sono a loro volta criptate con un aggregate master key. L'aggregate master key è una singola chiave di criptazione, singola, unica per tutte le aggregate key, che non è persistita nel database, ma è fuori. Io attualmente ce l'ho in una variabile d'ambiente presente nel server. Chi usa Symfony potrebbe usare il sistema di vault, i secret vault di Symfony, ad esempio. Ho già in programma di implementare dei data provider, no? Per implementare una sorta di OAuth un po' in casa. Però l'idea è che ogni aggregato ha la sua chiave, ma ogni chiave è criptata con questa super potentissima master key. Perché è vero che questa libreria, come vi dicevo prima, non ha come scopo quello di garantire la sicurezza, però capite bene che va bene, ho i dati criptati, però prendo il database e ho le chiavi in chiaro nel database, insomma, non è proprio il massimo. E allora, criptiamo anche le chiavi con una chiave esterna che è fuori dal database, fuori da tutto. E quindi ogni volta che io devo decriptare, criptare, ho la user master key, decripto la chiave, faccio quello che devo e via. Quindi l'aggregate key è persistito nel database di relazione 1 a 1 con l'aggregato, un aggregato, un aggregate key. L'aggregate key è criptata con la aggregate master key. E appunto, come dicevo, serve per evitare, no, che si possano decrittare i dati in seguito a una violazione del database. E esatto, quindi cancello l'aggregate key. Stiamo facendo un recap di questa chiave. Cancello l'aggregate key per non avere più accesso agli eventi. Invece, l'aggregate master key è una per tutte le aggregate key. Non è persistita nel database, come abbiamo detto. Come vi dicevo, io attualmente la sto usando tramite una variabile d'ambiente. Si possono prevedere dei metodi più robusti per ottenerla anche da sistemi esterni. Ok. I contro di tutto ciò, perché ovviamente ha dei contro, eh? Allora, qui non li ho separati. Allora, la master key io personalmente lo vedo come un contro perché, soprattutto nel mio caso specifico in cui la sto usando tramite una variabile d'ambiente, se faccio casino con i DevOps, cioè, e non si sa più qual è la master key in chiaro, capite bene che io perdo interamente il database, che non ho più modo di decriptarlo. Quindi la master key deve essere messa in un posto sicuro. Ecco perché sto lavorando a
anche a dei data provider per ottenerla in modo diverso, piuttosto che metterla su un vault di un Kubernetes messa lì. Insomma, comunque, la master key è un tasto un po' critico. L'altro contro è la difficile applicazione di questa libreria in un event store esistente, perché abbiamo detto che la potenza di questa proposta è quella di criptare a monte gli eventi. Ma se io la applico, la installo, la aggiungo a Broadway, in un event store già esistente, io comunque ho tutta una fetta di eventi che è in chiaro. E lì cosa facciamo? In teoria non li possiamo modificare gli eventi, dicevamo, però magari non lo so, facciamo un qualcosa che dopo ci sono delle strade in realtà. Noi potremmo creare un nuovo event store partendo da quello vecchio, mettendo dei layer di trasformazione nel mezzo. Quindi l'event store originale lo abbiamo ancora, ma applichiamo degli step di trasformazione per crearne uno nuovo dove magari andiamo a criptare tutti i dati e quindi facciamo il punto zero. Però, non lo so, parliamone. I pro, appunto, ci dà modo di avere un sistema sicurezza di sourcing compliant con la GDPR, che per me non è poco, soprattutto perché avevamo proprio l'esigenza. E come dicevo, la libreria è generica. Io ve la sto presentando in un contesto GDPR perché era il mio caso reale e perché almeno l'ho contestualizzata subito in un qualcosa di concreto. Però se sono stato bravo a farvi capire l'intento di questa libreria, avrete appunto capito che è generica, perché non è altro che un serializzatore più di quello di Broadway e che quindi possiamo usarlo in tanti altri contesti. Ok, parliamo un attimo dell'ecosistema. Quindi la libreria si chiama Broadway Sensitive Serializer, è su GitHub, è su Packages, è pubblica, è molto testata, con una buona coverage, tant'è che la stiamo usando, ma stiamo usando ancora dei pezzi, dei principi, eccetera, però andrà in uso. Ho implementato il driver, il deball, per cosa? Perché come dicevamo, c'è una tabella con le chiavi, no? Le famose aggregate keys. Quindi serve il driver per poterle salvare e leggere queste chiavi. Attualmente non ho avuto bisogno di usare altri database, però nulla vieta di creare altre estensioni per gli altri database. Ho creato il bundle per Symfony e quindi tutta questa carrellata di info che vi ho dato, le varie configurazioni, le strategie, le impostazioni della master key, della aggregate master key, eccetera, nel bundle Symfony sono configurabili tramite i classici file YAML ai quali siete abituati. Poi ho creato una demo che magari adesso proviamo un attimo a vedere, perché ho sempre piacere di farvi vedere lato pratico come sta cosa gira. La demo è un progetto PHP 8.1 con Symfony 6, con la libreria Broadway e la Broadway Sensitive Serializer, in cui anche questo, allora, le prime tre righe sono tutte ovviamente pubbliche su Packages, sono installabili. La demo la trovate nel mio account su GitHub. E troverete un ramo, ci sono tre rami, uno per ognuna delle tre strategie. Quindi ci sarà un ramo per la partial strategy, per la whole strategy e per la custom strategy. Intanto vi faccio vedere al volo un po' come si integra tutto questo con Symfony, perché, ripeto, è agnostica, potreste usarla senza bundle in qualunque framework o anche senza framework, perché quello che non facciamo adesso, vi faccio vedere gli YAML, ma si può fare tutto tramite degli array. Però a me personalmente tornava comodo usarla su Symfony, magari un domani qualcuno si innamorerà e farà anche il pacchettino per Laravel, chissà. Allora, innanzitutto, questo primo blocco, se siete tutti un po' avvezzi a Symfony, è lo YAML con il quale dichiaro
il servizio, quindi il repository per le aggregate keys. Quindi questo è il nome del mio servizio, la classe del driver specifico e gli argomenti. Questo, se andate a vedere come Broadway ha implementato il driver di Bal del, chiamo di Bal, ormai lo pronuncio così, ma dell'event store, vedrete che è molto simile, fanno le stesse cose. Quindi in questo modo abbiamo definito il nostro repository per le chiavi, per il nostro database relazionale. Poi, per chi è avvezzo a Broadway, riconoscerà che questa è la normalissima configurazione del servizio Symfony per Broadway, ad eccezione della riga 11. Broadway di default, come serializzatore, usa il suo Broadway Simple Interface Serializer. È fuorviante, non è un'interfaccia, però è quella. Utilizzare il Broadway Sensitive Serializer, semplicemente gli diciamo, solo per quanto riguarda il payload, perché il remodeling metadata, come abbiamo visto prima, devono rimanere in chiaro, gli diciamo di usare il nostro serializer. In questo modo, quindi installo il bundle, l'attivo nel file PHP dei bundle, registro il repository delle chiavi, imposto il serializzatore, il Sensitive Serializer, basta, il bundle è attivo su Symfony. Allora, qui c'è tanta roba, ma perché ho messo dei commenti. Questa è la configurazione specifica della libreria, in particolare per la strategia WHOL. Quindi, ripeto, sotto config packages avrete il file configurazione. Dovrebbe essere abbastanza esplicativa l'aggregate master key. Io qui per ora, per fare un esempio, ho messo una stringa. Qui, per chi usa Symfony, sarà scontato che possiamo usare env aggregate master key e me la prende da una variabile d'ambiente che è nel server. Ok? Il key generator. Ecco, perché io vi ho detto, vi ho parlato dei concetti che in qualche modo vi interessano a livello di utilizzo. Dentro le quinte ci sono altre cose che fa un po' da solo che in questo talk non mi è sembrato il caso di tirare fuori. Quando creiamo un aggregato e l'aggregato ci crea le chiavi, l'algoritmo con la quale le crea è l'OpenSSL, ok? Quindi lui ci crea delle chiavi secondo questa specifica. Perché l'ho reso parametrizzabile? Perché magari un domani si possono fare dei nuovi key generator. Qui andiamo a dire alla libreria il nome del servizio che usa per storare le chiavi, che è quello che avevamo definito qui. Ok? Quindi gli abbiamo detto anche qui perché l'ho reso parametrizzabile, perché ad esempio in dei contesti di test qui ci vado a mettere un aggregate keys in memory, no? Per dire. Oppure, e come dicevamo, si potrebbero fare altri driver e quindi lo vado a cambiare. Poi c'è la sezione del data manager, che è proprio il cuore, no? Quindi ok, ho generato una chiave OpenSSL. Come cripto i dati? Questo è un modulo all'interno della libreria che si chiama Data Manager. La strategia che sto usando è la AS256. Come vi dicevo, parlando con anche esperti di cyber security, eccetera, so che è piuttosto robusta. Anche qui è parametrizzabile perché? Perché ognuno potrebbe voler usare delle strategie diverse. Quindi si va a implementare le interfacce per il data manager, ci sarà un hash MD5 data manager e si fa la sua strategia di criptazione. So, ho detto una cosa a caso, non si può tornare indietro lì, però. E la key e l'IV ci servono appunto per i data manager.
ove previsto, in questo caso ci servono, la key gliela passo a null. Perché? Perché gliela passeremo runtime per ogni singolo aggregato, no? Perché io potrei anche dire che ogni aggregato deve essere criptato con la stessa chiave. Non è conveniente, ma è possibile farlo. L'IV encoding per ora li tralasciamo, esulano un po' dal concetto, bisognerebbe entrare più in come funziona il data manager, IS 256, sicurezza e quant'altro. La sezione della strategy invece è quella che ci interessa. Con il name andiamo a definire il nome della strategia e in base alla strategia che scegliamo sotto potremo fare delle cose. Ad esempio, la UL strategy, come vi dicevo, è quella strategia che prende tutto il payload e lo cripta. Ad eccezione di cosa? Ho ritenuto opportuno fare. Questa ve la spiego dopo. Ho ritenuto opportuno fare due cose. Innanzitutto, io so che ogni aggregato ha un ID. Non posso sapere a prescindere qual è l'ID, la chiave che rappresenta l'ID, e quindi è parametrizzato. Quindi gli dico nel payload l'attributo ID. Quindi excluded ID key è questa. Quindi il mio evento, il payload del mio evento che all'interno ha la chiave ID, ignoro. Stessa cosa per se volessi dare magari una lista di chiavi da escludere. No? È un po', non bisogna abusarne di questa cosa. Questo dovrebbe essere, secondo me, la configurazione ideale. Vi sto dicendo di, non, di escludere la criptazione dell'ID e dell'occurred at, che come sappiamo è il momento in cui l'evento è stato generato e non mi serve criptarlo, ma anzi sarebbe sbagliato. Dopodiché vado semplicemente a definire la lista degli eventi che voglio criptare. Questo vi dovrebbe far capire una cosa: se installate questa libreria in parallelo a Broadway, ovviamente, vabbè che se installate no, Broadway lo dovete installare a mano, non mi pare di averlo messo nei require. Così potete gestirlo. Potete decidere in modo selettivo quali eventi criptare, non per forza tutti. Ok? Quindi potete dire: siccome solo l'evento di user register ed è quello in cui ci sono più dati personali, quello lo faccio sensibilizzare, tutti gli altri no. E quindi qui andate a fare la lista degli eventi che volete sottoporre a sensibilizzazione. Ecco, vi dicevo questa, la aggregate key auto creation true è la maniera conveniente di gestire la configurazione in modo che succede quello che vi dicevo prima. Alla prima creazione dell'aggregato, in automatico, la libreria crea anche la chiave. Perché altrimenti, prendendo i servizi manualmente, ve la dovete creare voi e ve la dovete persistere. Tutti i servizi per fare queste cose sono comunque registrati nel bundle di Symfony, quindi ve li potete autoiniettare nei vostri servizi, prenderli dal container, perché sono tutti lì disponibili nel container di Symfony. E, piccola parentesi, ovviamente farlo in automatico ci mette in un contesto di transazionalità. Perché poi io non mi trovo più a dover fare solo il salvataggio dell'evento user registered nel database, ma devo storare anche la sua chiave. Quindi sono due query insert. Non può succedere che magari il salvataggio dell'evento va a buon fine, il salvataggio della chiave non va a buon fine, perché sarebbe un problema, o viceversa. Quindi, sempre con i principi di astrazione, eccetera, questo salvataggio deve essere fatto in modo atomico, quindi dentro la transazione, comunque o salvo entrambi o non salvo niente. Ho gli esempi che ho fatto nella demo vi fanno vedere come gestire queste cose. Ecco, ho tolto i commenti, la partial, questa è la strategia partial, quindi tutta la parte sopra rimane uguale. La differenza sta che il name della strategy è partial, e qui, come vedete, non ho più una lista di esclusione come avevo prima. Faccio la lista degli eventi che voglio sottoporre a sensibilizzazione, e per ogni evento io gli dico: ok, allora per address added mi cripti address, per user registered mi cripti solo name e surname.
questa è la strategia parziale in cui io indico evento e per quell'evento le chiavi che voglio sensibilizzare. La custom non ha niente, semplicemente dovete dire name custom, tutto il resto rimane uguale, e dopodiché dovete andare nel service container di Symfony a registrare il vostro sensitizer. Quindi andrete a creare il sensitizer, che poi, come c'è nella documentazione, perché comunque ho cercato anche nella libreria di base, non nel bundle, nella libreria di base ho cercato di documentare il più possibile il tutto. E quindi create il sensitizer che implementa le dovute interfacce, gli attaccate questo tag, bam, e in automatico la libreria sa che deve usare quel sensitizer. Ora la domanda che potrebbe venire fuori, o meglio, ho fatto un errore, scusate, il sensitizer, oh, pardon, sono uscito. Il sensitizer è quello di riga 7. Siccome c'è un template pattern di mezzo e ho una parent, la riga 8 mi dice qual è il padre di questa classe. Probabilmente ai pro di Symfony verranno in mente dei modi anche più fighi, ma io non sono un pro di Symfony, quindi non me ne abbiate. E l'importante è il tag sulla classe User Registered Sensitizer. Questo è il sensitizer, o meglio, questa è la classe padre. Come vedete, vi ho evidenziato in rosso i tre metodi astratti che devono essere implementati, tutto il resto è un template. Questo è il sensitizer specifico in cui estendo il sensitizer padre, vado a dargli un metodo di support. Ecco, vedete qui. Grazie al metodo di support, il registro dei sensitizer sa capire se è l'evento giusto per il sensitizer in questione. E poi si vanno a fare i metodi generate sensitized, quindi genera il payload sensibilizzato oppure genera il payload desensibilizzato. Questi sono i due metodi che bisogna implementare. E basta. Allora, io con la presentazione sono arrivato in fondo. E dopo queste girano, vanno sul nostro repository GitHub. Vi ho lasciato il link alle varie documentazioni e ai vari progetti dell'ecosistema del quale vi ho parlato. E a questo punto chiedo feedback ai miei colleghi per capire se possiamo vedere insieme un po' di codice o se invece vogliamo, lasciare il tempo rimanente a fare un po' di domande e risposte. Sì, allora sto per qui la registrazione, così dopo andiamo a ruota libera. Ok. Sì.